Master è un'occasione, direi, unica di creare un contesto nel quale consentire a questi ragazzi e questi giovani di sviluppare una competenza specifica sulla sicurezza. La sicurezza delle infrastrutture che finalmente torna centrale, torna un elemento formativo, perché è la cultura che è l'elemento fondamentale per i manager del futuro. E questo è un elemento che non solo troviamo qui in università, ma che troviamo per fortuna anche in aziende, nell'ANAS, dove ad esempio stiamo riprendendo a fare la manutenzione dell'infrastruttura con dei numeri importanti, con un numero di cantieri che oggi supera le 1000 attività sull'intero territorio, dove ANAS cura 30.000 chilometri di infrastruttura. Ecco, questo master consente, credo, a questi giovani di avere una visione corretta su quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e le aspettative del mondo del lavoro. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali delle Ferrovie, la SFISA, ha il compito di promuovere la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e di assicurare la vigilanza su queste condizioni di sicurezza. In particolare nel mio settore, quello delle infrastrutture stradali e autostradali, stiamo lavorando in maniera molto innovativa nell'introduzione di concetti che sono consolidati in altri settori, nel settore ferroviario, ma che nel settore stradale sono particolarmente nuovi, in particolare quello della gestione della sicurezza e quello dei sistemi per la gestione della sicurezza. In questo ambito, questo master, il master in gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto, è un elemento fondamentale, perché non si fa sicurezza, gestione della sicurezza, cultura della gestione della sicurezza senza l'adeguata formazione del personale coinvolto presso gli enti statali di regolazione e di vigilanza, presso i gestori nella professione. Per cui questa attività che abbiamo intrapreso e voluto insieme con l'Università di Genova, insieme con l'Istituto Italiano della Saldatura, è un elemento fondamentale di questo nuovo approccio che l'Agenzia sta portando anche nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali. Collaboro col professor Sacco sulle tematiche dei trasporti e della sicurezza, sono molto contenta di poter collaborare anche in questa occasione. Il master è particolarmente importante in questo momento storico per Genova, l'Italia e l'Europa intera, e il mio contributo sarà un contributo prettamente giuridico. Affronterò i temi relativi ai diritti dei trasporti e della sicurezza, così come di disciplina l'Unione Europea. Sono certa che anche questi profili siano di fondamentale importanza per la formazione che si intende dare a questi operatori, e quindi anche a fronte della precedente esperienza con Nicola sono sicura che sarà un grande evento di formazione, e sono onorata di poter prenderne parte. Bene, finalmente un master di secondo livello in gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto. Come presidente del CIFI devo dire che se ne sentiva la mancanza di un'iniziativa accademica di questo tipo. Il CIFI come istituzione no profit nasce per mantenere e diffondere la cultura ferroviaria. La cultura ferroviaria è basata essenzialmente sulla sicurezza, sul garantire la sicurezza del sistema di trasporto, della propria rete, dei propri mezzi rotabili. E quindi è evidente che i comportamenti di ognuno devono essere predisposti a una visione della garanzia della sicurezza. Ovviamente la scuola non prepara con estrema precisione a questo aspetto, non prepara con determinazione a nuovi quadri direzionali che possano entrare in un'azienda già avendo questa formazione, la prenderanno poi lavorando. Invece se c'è un sistema di formazione preventivo all'immissione in un'azienda dove si gestisce il trasporto, si gestiscono grandi infrastrutture, bene, questo sarà sicuramente un boost nel miglioramento complessivo della gestione delle nostre infrastrutture.
quelle esistenti soprattutto e nella progettazione di quelle che devono venire. Siamo molto contenti come ASFISA di essere qui oggi alla presentazione di questo master. È un master che come agenzia abbiamo fortemente voluto, perché abbiamo fortemente voluto a Genova. Genova per le note vicende legate alla sicurezza stradale, ma io in qualità di direttore della direzione che si occupa di ferroviario, perché sentiamo a tutti i livelli, per ogni modalità di trasporto, la necessità di incentivare e incrementare la formazione e la qualità della formazione nelle materie della sicurezza, appunto dei sistemi di trasporto, delle infrastrutture di trasporto e dei sistemi di gestione di questa sicurezza. Si tratta di qualità e di competenze che non sono affatto scontate nel panorama anche tecnico e ingegneristico italiano, e che sentiamo invece l'esigenza che vengano coltivate e utilizzate sia da noi che di vigilanza ci occupiamo, che da parte dei gestori delle infrastrutture e delle imprese che operano in questo settore in qualità di prime responsabili della sicurezza dei loro sistemi di trasporto, e quindi assolutamente necessarie come competenze da essere possedute da parte dei nostri interlocutori e da parte di noi stessi. Competenze che vanno sempre più incrementate, che vanno mantenute nel tempo e, se possibile, sempre migliorate.